appartengo alla minoranza silenziosa. Appartengo alla minoranza silenziosa, sono di quei pochi che non hanno più nulla da dire e aspettano. Che cosa? Che tutto si chiarisca? L'età mi ha portato la certezza che niente si può chiarire in questo paese che amo, non esiste semplicemente la verità. Paesi molto più piccoli e importanti del nostro hanno una loro verità. Noi ne abbiamo infinite versioni. Le cause lascio agli storici, ai sociologi, agli psicanalisti, alle tavole rotonde il compito di indicarci le cause. Io ne subisco gli effetti. E con me pochi altri, perché quasi tutti hanno una soluzione da proporci, la loro verità, cioè qualcosa che non contrasti i loro interessi. Alla tavola rotonda bisognerà anche invitare uno storico dell'arte per fargli dire quale influenza può aver avuto il barocco sulla nostra psicologia. In Italia, infatti, la linea più breve tra due punti è l'arabesco. Viviamo in una rete d'arabeschi. Si chiamava Libertà. In Sicilia non importa far male o far bene, il peccato che noi siciliani non perdoniamo mai è semplicemente quello di fare. Siamo vecchi, chevalier, vecchissimi. Sono 25 secoli almeno che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche civiltà eterogenee. Tutte venute da fuori, nessuna germogliata da noi stessi, nessuna a cui non abbiamo dato il là. Noi siamo dei bianchi quanto lo è Chevalier, quanto la regina d'Inghilterra, eppure da 2500 anni siamo colonia. Non lo dico per lagnarmi, è colpa nostra, ma siamo stanchi e vuotati lo stesso. Dono non si aspetta ricompensa. Tu fai un'elemosina e mi chiedi che cosa te ne venga. La mia risposta in coscienza è questa: hai dato un po' di sollievo alla sofferenza del tuo prossimo. Né assolutamente niente di più. Se però tale gesto non ti è stato utile e in realtà non te ne importa niente, allora in effetti non hai voluto fare un'elemosina, ma un acquisto. Quindi sei stato del tutto derubato del tuo denaro. E ciò va imputato alla tua stoltezza. Se invece ti importa che colui che è oppresso dalla miseria soffra di meno, allora hai raggiunto il tuo scopo proprio perché egli soffre di meno. E vedi bene in che misura il tuo dono trovi la sua ricompensa, ma che ti importi? Ti importi davvero che il tuo prossimo soffra di meno? È possibile solo in quanto riconosci che ciò che ti appartiene in quella dolente figura sei tu stesso e nell'apparenza altrui riconosci la tua propria essenza. Un dono puro è soltanto quello in cui nel più profondo del cuore non ci si propone né si pensa assolutamente a nient'altro che ad alleviare le sofferenze del prossimo. Ogni traccia di ostentazione nel donare rende evidente che il dono non è genuino, ma che è almeno in parte un tentativo di comprarsi una buona nomea, eccetera. E coloro che donano con ostentazione, il Vangelo dice, in ciò hanno la loro ricompensa. Ma i Veda, conferendo per così dire la sua superiore consacrazione, dicono e ripetono che colui che brama una qualche ricompensa per le sue opere è ancora sulla via delle tenebre, non è maturo per la redenzione.